Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ben ritrovati, oggi due documentari e un ospite. Parleremo dell'America e dei suoi leader attraverso due documentari sulla famiglia Kennedy con delle immagini che vi sorprenderanno. Per esempio il piccolo Bob Kennedy che inaugura la gabbia degli elefanti allo zoo di Londra. Sì, è una delle immagini sorprendenti che vedremo oggi, ce ne sono anche altre ma... di maggior valenza politica, però sono comunque immagini dell'archivio CNN, caro mio, e quelle fanno davvero una magia e fanno la differenza, perché a partire dalla storia dei Kennedy noi ragioneremo sulle leadership americane e quindi sulle leadership planetarie. Oh, e chi è l'ospite giusto per tessere e tenere teso un filo tra le diverse leadership dell'America e quindi planetarie? Nadia Urbinati, politologa, Columbia University. Ben ritrovata, professoressa, grazie. Salve, grazie a voi. Ben rivista, professoressa. Senta, io parto dalle basi e cito l'inizio del documentario di CNN. Da contadini irlandesi a reali d'America. La dinastia Kennedy, così viene chiamata. Il termine dinastia la convince e che cosa ci racconta della valenza politica dei Kennedy? Guardi, Alexis de Tocqueville scriveva in Democrazia in America che la società democratica tende a produrre le sue aristocrazie e gli Kennedy sono un'aristocrazia democratica e che si lega benissimo al mito americano, del successo americano, del sogno americano. Descritti come contadini poveri che arrivano su un nuovo continente e diventano ricchi magnati, si fanno aristocrazia con la bella vita Martha Wigner, le barche a vele, i pullover giusti, le mogli, le attrici giuste, insomma c'è tutto il contorno, direi. Senta, professoressa, a capo della dinastia Kennedy c'è Joseph Kennedy. Una delle prime cose che ci racconta il documentario che vedremo oggi è che nel 1938 Joseph Kennedy diventa ambasciatore americano a Londra. Tutta la famiglia Kennedy, 9 figli, va a Londra. Vedremo anche Bob Kennedy, un giovane Bob Kennedy, lo zoo con gli elefanti, che inaugura la gabbia allo zoo con gli elefanti, ma anche quasi in lacrime, commosso, in favore di telecamera dei cronisti, dire di non aver dormito la notte per questo suo primo viaggio in Europa. Insomma, vedremo il format Kennedy anche da ambasciatore, il format famiglia Kennedy. Ecco, quanto è tipicamente americano il format famiglia e sono stati Kennedy a iniziarlo? No, non sono stati Kennedy a iniziarlo. Ed è nato, anzi, si è stabilizzato con l'uso della televisione e quindi di questa immagine dell'America e all'America. In un libro molto interessante di Mark Appergrove, Incomparable Grace, JFK in the Presidency, si legge, lo cito, la storia nella sua forma più sommaria è un concorso di bellezza e se guardiamo John F. Kennedy è un presidente perfetto per l'era televisiva perché si presenta così bene, parla in modo così elegante, con le persone così giuste. Ecco, e questo direi che l'era Kennedy introduce una nuova forma di politica, che è la politica via media, di mass, televisivi, non più solo carta stampata. Qui anche... Ma era comunque, scusa, un supplemento di curiosità, ma era un modello studiato quello della comunicazione familiare dei Kennedy? Sì, lo era, secondo questi volumi, anche se veniva spontaneo, perché c'è un legame che noi non dobbiamo dimenticare tra questi grandi potentati e grandi famiglie dinastiche e un'affiliazione politica. Sì, è vero che c'è molto cinismo e c'è molto uso di denaro, ma è anche vero che il denaro non ha un profumo indeterminato, va con i repubblicani oppure va con i democratici, quindi è studiato, ma all'interno di un copione stabilito, non soltanto per pubblicità e successo. I Kennedy sono democratici. Sì, poi sulla leadership timocratica ci ragioneremo anche più avanti, però le chiedo prima di cominciare a vedere il nostro documentario un supplemento di riflessione su Joseph Kennedy, ambasciatore, ambasciatore, fu accusato anche di aver avuto simpatie filonaziste perché era a favore di un accordo con la Germania, temeva moltissimo che la guerra arrivasse in Europa. Il documentario lo definisce furbastro, maneggiò e un po' canaglia. Condivide? Sì, come un po' il figliolo, però è così esteticamente piacevole il modo in cui lo fa che convince, ha l'aggressività americana degli Yankee, è uno Yankee in questo senso, però ha anche la determinazione di voler fare secondo un progetto.
e anche questo pragmatismo è ammirato. Quindi c'è un elemento di riflessione dell'America in questa famiglia, non è solo una famiglia a sé stante, è uno specchio dell'America. È uno specchio dell'America, la famiglia Kennedy. Adesso noi ci guardiamo il primo documentario, certo, ci specchiamo nella vita lussuosa dei Kennedy. Una delle prime immagini riguarda le barche a vela citate dalla professoressa. Vediamo Kennedy, famiglia e potere. Poi torniamo in studio, continuiamo a parlare con la professoressa Urbinati, cerchiamo di capire quanto c'è dei Kennedy oggi, magari in Trump. E anche sul potere timocratico. Il documentario, e torniamo in studio. A me quello interessa un sacco. Vuoi fare il colto? Sì.